Noi siamo nelle fogne, questa è una zona inferiore, rovine sotterranee. In questo gioco di tartarughe ninja mutanti a Manhattan vi insegnerò come si fa a sconfiggere il terzo boss. Noi dobbiamo concentrarci ed eliminare Slash, la perfida tartaruga assassina della dimensione X, ma bisogna fare attenzione perché Slash ha un guscio spinato, poi i suoi denti aguzzi e pericolosi artigli. E temo che non sia una tartaruga buona, Slash. Il problema è che Slash lo affrontiamo in questo luogo buio e non si vede niente. Lanciando lo shuriken si può attivare quell'interruttore per accendere la luce. I posti senza luce sono troppo pericolosi, ragazzi. Non possiamo vedere da dove arrivano i nemici. Infatti Slash lo stiamo affrontando in questo luogo buio e purtroppo non ce l'abbiamo il visore notturno. Slash deve essere eliminato ad ogni costo. Ma guardate, si fa uno scontro con tutte e cinque le tartarughe. Solo quattro sono buone, mentre una è cattiva. Sempre spiritoso Michelangelo. Avete visto, Michelangelo possiede un cannone a raggi, poi può fare i super shuriken, una pioggia di fuoco, si può anche diventare invincibili. E infatti Raffaello non è mai dell'umore giusto, è sempre arrabbiato e sempre furioso. Forza, sistemiamolo alla svelta questo Slash, dobbiamo eliminarlo. Purtroppo questo scontro non mi piace per niente, anche se siamo in un luogo buio si può attivare il T-Glass. Se non avete notato, le nostre tartarughe ninja hanno le torce. Avete visto, Slash si appallottola, fa le capriole pericolose perché nel suo guscio ci sono le spine, per questo si appallottola e fa una sega circolare. Forse vediamo se riusciremo a vincere. Avete visto, si fa attacco combo? Per la prima volta Leonardo può rallentare il tempo. Dai dai che stiamo vincendo contro Slash. Io voglio vincere. Oh, vittoria finalmente. Eliminato Slash, la perfida tartaruga assassina della dimensione X. E questa fase ultimata, missione compiuta. E questa terza fase con Slash è terminata. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Speriamo vi sia piaciuto questo combattimento. Io vi devo salutare. Un ciao da Gabriosta, un bacione.